Harry Maguire. Ora mi sentite? Ecco, abbiamo picciato, preso terrore, terrone, panico, panico, panico. Ciao Zeyrox, buon pomeriggio, ciao a tutti, grazie del quindicesimo, grazie mille a Tore, ventesimo. Sì, mi è venuto un infarto anche a me, stavo quasi per ricambiare computer. Come state ragazzi? Benvenuti, buon lunedì. Ci siamo già sparati un video su YouTube. Grazie Martin, benvenuto. Grazie mille per il Prime, benvenuto. Benvenuto, c'è subito da recuperare 2004. Prima di subito. E poi c'è da gettarci verso i 2005, ragazzi. Ma al di là di quello, io oggi voglio con voi andare ad allenarmi, perché venerdì parto per Liverpool e sabato c'è il regionale. Non voglio mettere le mani avanti, ma insomma, la preparazione è stata un po' quindi vediamo un po' cosa tiriamo fuori. Un team sarà molto interessante, quello senza dubbio. Quello senza dubbio. Sì, quindi oggi facciamo best of 3 in lista aperta. Grazie mille veramente Boston John 01 per il livello 1, benvenuto. Grazie mille ragazzi, grazie mille. Mi fa molto piacere che molti negli ultimi tempi siano passati a diventare supporter attivi. Ciao Sefirot, perdonami. Ma quello è un Jiraiya morente? Sì, è un Jiraiya morente. È un Jiraiya morente. Una delle più belle felpe di Pumpling. Ma quando Zelda? Prossimi giorni, Valerio. Che oggi facciamo 2-6. E poi dopo ci fermiamo. Perché io stasera ho una partita di pallacanestro a 1:30 da Livorno. E quindi dobbiamo partire alle 7 con la squadra. Ciao Dizzy, grazie al 30esimo. Io mi sento piuttosto sicuro per Liverpool. Te invece... Allora, anch'io ho un team che mi casa e col quale mi sento abbastanza sicuro. Però è un team molto strano. Tutte le volte lo dico, ma... Cioè, a questo giro, concettualmente parlando... Tento una roba strana. Tento una roba forte. Tento una roba forte. Ciao, Azel. Grazie mille. Crepi il lupo. Crepi il lupo. Grazie mille. Quindi, vediamo. Vediamo. Però non ho trovato altro e ho bisogno di... No, è un team estremamente diverso, Hunter King. Non mi fate dire niente perché poi mi esce dai denti, però... No, Dizzy, non puoi sapere nulla, non puoi sapere nulla, purtroppo. Quindi vediamo un po'. Vediamo un po', però... Vediamo. Vediamo. Allora, per registrarsi, ragazzi, per giocare in Best of 3 contro di me... Scrivete a Maggi, Sere Tour, ok? Ci sono già 3-4 iscritti. Ciao Mara, buon pomeriggio. Mala, ciao Mala. Però scrivete a Sere Tour, underscore 94. Grazie, Cry. Importante battere banco, e tu lo fai sempre, grazie mille. Speriamo, poi l'anno scorso andai a Liverpool
e feci un buco nell'acqua. Me ne tornai a casa senza CP. Poi mi rifeci, direi, molto bene con le patate agli internazionali, arrivando 19esimo a Francoforte e ai mondiali, per l'amor del cielo. Però, insomma, mi piacerebbe non tornare a bocca asciutta. Siccome mi sento anche bene lato giocatore, cioè no, non mi sembra di giocare male, capito? Quindi vediamo, vediamo, via. Ciao Titone, grazie al 32esimo. Ciao Paghi, ci si segna con Seretur. Ciao The Dreadmless! Ciao ragazzi, grazie mille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, siamo già a 7 iscritti. Quindi 7 best of 3 si prova, perché poi alle 18 si stacca, ma insomma ci si dovrebbe fare. Siamo a 9, vabbè, penso che tu possa chiudere serie perché la vedo dura altrimenti. Vedo duro. 7 best of 3 impegnativa. Vabbè, ma mi devo. Ciao Axel. Mi devo anche mentalmente preparare, raga. Quindi, peraltro, gioco un team che non ho mai testato, ma sti cazzi. Gioco il Rain di Giulio Azzarelli. Perché voglio provarlo, voglio provare qualcosa di nuovo. Tanto siamo in best of 3 liste aperte. Quindi, male male, penso in corso d'opera di poter capire un po' come fare. Non so come fa questo qui, per esempio, a battere. No, Dondoso c'è. Vabbè, sti cazzi. Ciao Mad Magikarp. Ciao, pardone. Cosa consiglieresti a un ragazzo di 17 anni che vuole iniziare con i tornei, ma non hai idea di come funziona il mondo tornistico? TVB in bocca al lupo per Liverpool. Grazie Mad Magikarp innanzitutto. Allora, devi trovare una lega locale. Quindi cerco una lega attorno a te. Di dove sei, Mad, te la dico subito io. E vabbè, chiaro, giocare in Battlespot, guardare content, gioca con un team bello solido, anche il team di Meluka, per esempio, che è un po' il good staffone ora come ora, e poi buttati, diciamo, di vicino Pontedera. Ah beh, a posto. Allora, ci sarà una Lega a Livorno, presto, molto presto. Quindi ci vedremo anche molto, molto spesso, appena ripartiranno i locals. Ciao Gian, buon pomeriggio a tutti. Ciao Anchor King. Mi fa piacere Anchor King. A Liverpool Nini parto venerdì. Parto venerdì mattina, parto venerdì mattina. Si arriva venerdì pomeriggio, ci si abitua un po' e poi si parte subito il sabato. Insomma, il sabato c'è la Swiss. Sarà un bel torneone grosso, 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 ecco. È un regionale, 600, 550 giocatori saranno, 500. Ciao Crivel, ci becchiamo in giro a Liverpool, vabbè ci vedremo anche alla Venue Dizzy, assolutamente. Potrete vedere, penso, sul canale di Victory Road, sì, penso proprio di sì, sul canale di Victory Road. Allora, io intanto mi scarico. Ciao Censur, grazie del Prime, benvenuto, grazie mille ragazzi. Abbiamo bisogno di tirarci un po' su con gli abbonati, eh? Mi raccomando, io faccio questo breve richiamo alle armi perché mi è venuta un'altra idea. Non voglio sta fa Kickstarter, cazzi e mazzi, la voglio fa on our own. Allora, io direi di stegamare lui e buttiamo dentro direttamente da PTC Manuals il team di Azzarelli. Ciao Bia Studio, grazie il terzo. Carico, ma allora sì, curioso più che carico, vi dico la verità. Tenterò un azzardo, speriamo paghi. Allora, io mi gioco questo. Che lo trovate su PTCM, è il Rain classico adesso, diciamo che va per la maggiore. E che secondo me peraltro se ne troverà un bel po' in quel di Liverpool.
Allora, il buon Sere mi ha già preparato. Il primo avversario che si presenta subito con un bel Gastrodon. Ah, raga, io ovviamente sono a fare queste best of three, non cambio team, quindi se mi volete counter teamare lo potete fare serenamente. Non fatelo. Cioè, nel senso, giocate un team, il vostro team, quello col quale vi trovate meglio, ecco, ma non andate a scegliere un team che magari, no, sia... Perché se no, cioè, mi date 2-0 e non serve a nulla, ecco. Ma neanche a voi serve. Curioso, subito cazzo. Ovvia. Si vola. Allora. Serie, le prossime me le chiedi un po' meglio come foto, perché non vedo un cazzo, ti dico la verità. Allora, Tizio, che mi scula sempre. No, Ninni, ora va, sì, c'è un limite, nel senso. Che team userà Liverpool? Not Nicky, secondo te? Io ora in live dico il team che userò. Liverpool, tesoro mio. Come faccio? Non è che posso dirlo, no? Ok. Vediamo un po'. Hai Dragon Assault Vest con Snarl, Grimmsnarl, Skirmy, Thunderwave, Gastrodon, Gyarados. È indubbiamente un match proibitivo. Ma noi ci proviamo. È indubbiamente un match proibitivo. Ma noi ci proviamo. Ciao Roborbio. Grandissimo Rob. Grazie mille. Ciao Elven, grazie al decimo. Allora, cominciamo il nostro allenamento a porte aperte, così come l'abbiamo definito. Grimmsnarl, Nilip, non bene. Ciao Azra. Bellissimo. Il paradox degli starter sarebbe una grandissima idea. Allora, lui non Teji cristallizza Nilip, quindi avrà, immagino, messo Light Screen. No. Ecco, qui Tizio, per esempio, se io ti faccio Hurricane
e prendi tipo 90% su Annihilate e la tua win condition si benedice. Cioè, se non terra cristallizzi, metti il light screen. E io qui, raga, sono dovuto diventare erba perché altrimenti sorgeva un problema. Guardate che danno prende ora, che è sotto l'ice cream. Quindi moltiplicato per 1,5 non avrebbe preso 90, il che significa che allora è veramente tozzo. Sergio, io turno 1 ci può stare, ma diciamo era più probabile che facessi altro, ecco. Ciao Eren. Grazie mille. Figlio. No, in doppio non di mezza. È diviso 1,5, quindi li riduce di un terzo. E io qui, ragazzi, sono messo molto male. Volevo doppiare gastro, però ho detto se doppio gastro me lo protegge, Annihilate mi sfonda. Questo era un 50-50 e l'ha preso il nostro avversario. La cosa curiosa è che anche un Annihilate con agonismo e non con Vital Spirit in un team dove Gastrodon, Sylveon, Grimmsnarl, Hydreigon, peraltro AV, quindi neanche che mette pressione, cioè insomma Among Us spora tutto. Game 2 lo portiamo. Io vado a letto, ma devo mantenere pressione offensiva. Una confusion? Questa la straregge, raga. Devo mantenere una pressione offensiva sul nostro avversario. Ma Prismatic è il primo match che ci faccio. Quindi non te lo so dire come mi ci trovo. È veramente il primo match che ci faccio.
Io non sono convinto che Shadow Ball, se lui se la cristallizza a Fire, sia sufficiente per tirare Johnny Lip. Ciao, Graxi. Buono. Buono perché così abbiamo il push di Mance. Lui si è rischiato Nasty Plot nel viso, eh. Però ci stava che effettivamente non lo facessi. Questo è un buon danno, ma comunque, nel senso, devo rischiare qualcosa, cari ragazzi miei. Ma sì, Fato, tanto non porto questa a Liverpool, però portate quel che volete, raga. Per me è tutto allenamento. Chiaro, pronti? Chiaro, cioè, no, non voglio insultare la vostra intelligenza, no, non fate anti-team, perché sennò è brutto. Già questo primo match, e non penso sia premeditato, perché insomma Tigio lo conosco, abbiamo un matchup che io penso peggio di questo non si possa fare. Fra Gastrodon, Gyarados, Viserante Sabbia, Screen, Hydreigon, Snarl, insomma. Però bisogna provarci. Qui devo andare di bolide, bimbi, perché se lui Terra cristallizza e faccio Hurricane sotto Light Screen, se me la regge ho perso. Quindi non è che... Lui va di sbadiglio lì, ma a me, guarda, tanto lo toglierò comunque, perché... Cioè, vediamo, lo toglierò. Dipende chi esce ora lui... Hydreigon, ecco. Diciamo che abbiamo la necessità di svegliarci. Guardate gli schermi, cazzo. Allora, Goldengo lo posso buttare via. Tanto lui mi fa air power, ma devo rientrare con Mensa. Bubi, certo. Cazzarola, siamo stati compagni di Macco una vita. Assolutamente sì. E tu come li conosci? Sono molto curioso. Qui è power su Mance per i fotografi, ma nel senso... O Nero Pulsar, ma... qui è scontata, Trado, Goldengo. Lui Terra cristallizza. Immagino i Dragon, diventerà acciaio. E avrei ragionato anche su Gastro. No, pazzesco, Bubi, pensa te. Che tempi. Oh, yes. Bisogna svegliarsi, ragazzi. Non è che c'è molto da... Bisogna fucking svegliarsi. Niente, nemmeno un lanciafiamme sveglia il nostro Diamond Dude.
risveglio un po' tardivo purtroppo, ragazzi. Risveglio un po' tardivo. Ciao Kir! Grazie mille del quinto. Lui è a V, eh. Protezione, geoforza, sbadiglio, polifumo. Quindi lui mi tocca solo di polifumo. Il problema è che comunque polifumo un ventello me lo fa. Lui è anche baccacedra, io sono droppato. Allora, perdo 1-0, dato il matchup è quasi bene. Però siamo in best of 3. Ah, a parte giusto, lui ha Klisbog, ma ci... giusto, ci ri... ci resetta. Vabbè, ma vuoi che non si prenda 3 turni di sleep? Dico io. One to wake up. E crit. Boh. Posto. GG. Allora, in virtù di Klismog, crit inutile perché avrebbe, si sarebbe recuperato di Citrus, non abbastanza per reggere un'altra meteora. Qui lui però doveva fare Yawn. No, ma mezza in realtà non è stata... Non ha metterato, come dicevano. Chiaro, risolve la pratica. Avrei potuto missare Draco Meteor, avrei potuto dormire 13 turni dopo. Però dovevo missare Draco Meteor dopo e poi... e poi dormire 2 turni. Per carità. Niente di nuovo per questo canale, quindi sì, vabbè, meglio così. Ciao Davish, grazie del 12. Ti pago un caffè per Liverpool. Grazie. Allora. Io l'avevo dato per Vital Spirit, ma Vital Spirit non è. Allora noi questo facciamo. No ragazzi, io però no, non la ridurrei a partita passamontagnata, bla 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 bla. Lui non mi toccava, eh. Lui aveva solo polifumo. Perché ha geoforza, protezione senza recover. Quindi non poteva farci molto. Perché prendeva una meteora, prendeva 70, recuperava 25, stava a 55, 50-55 e poi prendeva un'altra meteora. Ripeto, quindi di fatto... aveva Protect, ma senza avanzi, quindi... cioè, io non potevo fare di meglio, ecco, onestamente. Poi è arrivato il crit, non ci sputo sopra, però era più mia che sua, ecco. Ciao Kazablash, grazie mille. Beh, direi sì, stai operando nel modo corretto, Kazablash. Sì. Ciao Fallen, grazie mille raga. Incamminiamoci verso i 2004. E poi mi piacerebbe aumentare a 2005, bisogna del vostro aiuto, nonché anche della vostra pubblicità, badate un po' bene. Allora, qui lui punterà a rimettere i due screen, io però non posso tanto impedirgli di mettergli gli screen, no?
posso impedirgli di mettere gli screen e di mettermi la para di Thunderbolt, quindi. Ciao Ale Gatto. Oggi live di Best of 3 di allenamento per Liverpool. Eccolo là. Ciao Figo. Per favor. Per favor. Sergio, lei è generosissimo. Grazie mille. Grazie mille per i 5. Grazie mille, ragazzi. E ovviamente prendiamo la full par. Brutta sta full par. Brutta. Grazie mille, veramente. Brutta perché non avrebbe messo light screen. E noi abbiamo due Hurricane nel team. No, Pango, sto usando il rain di Giulia Azzarelli che ha fatto top 4 in quel di San Diego. Diamo pressione. Una confusion. Questo è buono perché lo portiamo in range di... Qui ora lui può fare 1-2 wake up su Grimmsnarl. Lui tenterà di paralizzare tutto ciò che respira, ovviamente. È nel pieno stile di Tisio cercare di scularmi e riuscirci. Ma Rain ora in realtà, raga, è super meta, eh? Allora, lui deve fare Protect con Annihilate. Cioè, questo Grimmsnarl, se prendeva Iron Head, non metteva la skin, metteva niente. Lui non tenta la Protect e va di pugno furibondo. Grazie a Annihilate. Pelipper. Ma io non porto questo team a Liverpool, ragazzi. Liverpool porta una roba malsana, veramente. Veramente malsana. Veramente malsana. Chomp terra fuoco.
Sylveon. Spex. Un terascoppio. Peraltro. Ittiamo idropompa da Parrati. Però aria che non bastava, perché sotto l'ice cream. Lui va di Grand Bosch. E critta. Frega un cazzo se Pelli per a Wild Guard. Frega un cazzo se Among Us spanza una spora. Per noi è ottimo, perché ora abbiamo spora veramente a gratis. Momento sprite gialli fa. Allora, io penso che lui Terge cristallizzi Fire Sylveon. Tanto c'ha Gastro accanto, non prende mosse Water. Speriamo che Pelipper non rimanga parlato, così abbiamo White Guard che lo blocca, perché lui è Specs. Quindi lui è loccato sull'Iper Voce. Crit. Era sotto Reflect. Questo Gastro noi lo crittiamo. Sempre. Non droppa. Crit anche suo. È più greve il mio, ovviamente. Allora, va giù il Reflect, quindi fra due turni va giù il Light Screen. Il... ci siamo capiti. Io entro poi di Gus. Bodyguard per comunque non prendere su Among Us un non molto efficace, ma pur sempre Specs per Voice di Sylve. Tanto lui mi deve fare Clismo su Pelipper e me lo tirerà giù, eh. RPS, direi che è sufficiente. Mens. L'ultimo turno di Light Screen deve andare giù questo turno qua. Quindi noi abbiamo spora qui, protezione qui. Ciao Karabs. Giusto, potrei chiederglielo a De Zerbe, è vero. Make sense. Lui va a doppio, ma per noi è safe. Per noi è safe. Smette di piovere. Questo potrebbe essere un problema. Fammi ragionare. Io ora tiro la meteora e lui protegge. Dopodiché io
Anche Meteora su Sylveon, certo. Non è male, infatti sto ragionando. E infatti io vi dico che faccio proprio questo. Ciao Rebus, grazie del secondo Rebus. Buono. Ciao Anten, grazie del 25. No, non è il team di Liverpool, no, non porto questa Liverpool. Però sto facendo un allenamento per quanto riguarda la lista aperta. Che fatica. Buono. Buono, era un matchup terribile. Era un matchup terribile. Quindi bene così. GG Tisio. Allora, vediamo il prossimo. Team interessante. Team decisamente interessante. Io non cambio, quindi cambio solo il codice. Prossimo chi è? È tutta un'altra roba rispetto a Battlespot, raga. Contro di voi, Fraser. Sto giocando contro di voi. No, laggo, secondo me è un qualcosina fatto per fare un po' di... così, di content, ma... allora... Ci siamo. Cambiamo musina, va. Mettiamo... super campionessa. Allora. Ora un guru scarso. Io ragazzi comunque vi voglio bene, però porca troia, state portando veramente solo anti-team. Mimikyu, Safety, Goggle, Stunt, Trick Room, Oranguru, Instruct con Skill Swap per vincere la Weather War. Cioè, ora, io vi voglio bene, con tanto di Magnezone, Terra Water, ottimo contro Pelipper in ogni sua congiunzione. Cioè, io... e Terra Water, Sylveon. Cioè, sempre più su. Non... boh, vabbè. Così è bruttino, cioè ve lo dico, così è bruttino. O è un caso e ci può stare che abbiate veramente tutti team che siano super matchappati contro la Rain, però, insomma, nel senso, questa non è l'occasione per, gioco contro il Pardo, counter team Marlo, è gioco contro il Pardo, gioco contro il Pardo. Ecco, cioè, giochiamocela insieme, ragazzi, così. Ma anche qui,
privilegio del dubbio anche a capo. Però 2 su 2 è... cioè, raga, è veramente... cioè, io vi faccio vedere il rental, non ci credete. Lui è SFT Goggles, Trick Room Taunt, e poi soprattutto Skill Swap Orangul. Ma morde, cioè, sensato. Il team mi ha mandato alle 13.50. No, no, ma è merda, serie. Io infatti, cioè, è merda. Però, buono perché è allenante. Allora, calmiamoci qui. E si fa virata e polvere up. Facciamo il delfino. Allora, lui si ammazza Trick Room e buonanotte. Sì, sì, ma io poi ho fatto, guarda, peraltro non porto Reina, quindi... però, cioè... Era sospetta la cosa. Mi limiterò a fare le scurreggine con la bocca. Io ora devo entrare di mens. Allora, Trick. Luia. Play Rough, Shadow Claw, Trick Room e Taunt. E Torkoal, Eruption, Clearsmog, Flamethrower, Protect. Ciao Brizio! Grazie mille del ventesimo, Brizio. E ciao anche al nostro signor dottore. Allora, se lui fa Eruption, anche se switcho Pelipper, il danno comunque su Mens e tale, forse da non reggere Play Rough. No, all'anno si fa dalle 2, abbiamo cominciato alle 2 finale 18, perché io stasera ho la partita di basket, ragazzi. Poi domani si fa doppia live, si fa Kakarot più Battlespot, poi dopodomani si fa Zelda più Battlespot. Grazie, Doc. Lei è un tesoro, Doc. Vedi, lui fa questo, giustamente. Lui non leva Torkoal. Leva Mimikyu. Forse protegge Torkoal. Ottimo, per noi ottimo.
Ragazzi, non si facca contro. Lui deve portare un anguro perché ha schizzo. È Oranguru il problema, capito? Per me. Però se porto Oranguru non setta Trick Room, perché io turno 1 faccio Spora. Il Safety è lui. Non è Telerbo Oranguru, te lo dico subito. Sì, e allora. Sì, è terra grasso. Ma Neos ero elementale, ragazzi? L'avete presa? Alla Yugi maniera. Allora, buono, però la prossima se porto Oranguru non sarà così facile. Che poi facile non è stata, eh? Cioè nel senso. Mettiamo difesa del... No, la prova della 0-2, vai. Io rifaccio uguale, perché comunque anche col Toraguru al momento non mi viene in mente niente. Vediamo. Ciao Francio, bentornato. Grazie mille Francio. Grazie mille a tutti voi cari ragazzi. 2407. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto in quel di gennaio, di fare punto esclamativo giveaway, provate a vincervi un gioco a cazzo canis. O anche una ricarica su Instant Gaming. Grazie mille Kremis. Grazie mille per i 5. Grazie mille veramente. Grazie mille ragazzi. Vedi, lui va decisamente di Orang. Gli potremmo forzare la terra erba. Oh. No, via, polvorabbia. E viratona. Lui fa terreno. Buono. Abbiamo ottenuto il massimo. Ciao Ginger. Bene, bene, bene. Ho fatto un po' di lavoretti in casa questo weekend. Abbiamo smontato l'albero.
tagliato l'albero. Ho fatto il boscaiolo. Ok. Hai ragione, Exosof. Hai veramente ragione, Exosof. Abbiamo segato l'albero, sì. L'albero. Ciao Andre, grazie al quarto. Grazie mille, bimbi. Grazie, grazie, grazie. China, China, China. 2 anni di China. Allora, io direi dentro appe lì per... Ciao l'Elfish. Lui farà ovviamente skill swaps. Tipo, è quotato quanto? E rimango qui. Lui fa Eruption Skill Swap. Ciao l'Elfish, grazie mille. Lancia fiamme. Perdiamo Among Us. Se ci entra il Meteora... A me va bene. Perché siamo Life Orb e lui rimane lì. Si entra con Neos, eroe elementale. Si fa pugno jet qui. E si entra di Felipe. E si prova a vincere la Weather War. Oh, lui uno che può switchare. O switcha Circle, o switcha Rangur. Grazie mille l'Elfish, grazie mille a tutti ragazzi. Perché non so perché ti ho messo un'altra L, non è l'L, ma è l'Efish, ma va bene lo stesso. Grazie mille, ragazzi. Buonissimo. Lui non dovrebbe avere Protect, io non ho. Poi si rileva Felipe. Ora rientra Torkoal. Noi si leva Felipe, abbiamo detto. Flash Cannon, Thunderbolt, Terra Blast, Protect. Però lui ha già terrato, quindi. Allora, in realtà situazione non deliziosa, perché lui ha tolto Torkoal e lui ora killa Palafin, perché fa fulmine più lanciafiamme. Io se terro erba non abbiamo protect. Io ho fatto sta giocata, ho detto poi proteggo Palafin, non lo proteggo Palafin, molto semplice. No, Telerba è una cazzata. La faccio dopo con Pelipper, la Telerba. È l'unica cosa che posso fare. Ho sbagliato quel turno. Io avrei fatto virare. E avresti sbagliato, perché mi avrebbe killato prima di depotenziare Rapture.
Caro Beo. Dottore, non gonfiare, Beo. Vedi, a lista aperta giustamente uno va lì di lanciafiamme, doppia di cannon flash lanciafiamme, ma... Che devo fare, raga? Ciao Caioteo, grazie del Prime. E Magnezone che ci rompe le palle, perché è quello che dà noia a coloro che io uso anti... Ganzo, che se io non avessi terra cristallizzato l'avrei vinta. Però non pensavo di prendere quel po' di danno. Allora, Arcane, Confusion, Bolt e Crit. E neanche basta. Spadelli, zucchine. Buone le zucchine. Fulminello e via. Si va a game 3. Si va a game 3. Skill swap Oranguru, capito? Ti vado a trovare. Skill swap Oranguru, ti vado a trovare. No, Autolost non ce l'ho, perché comunque Game 1 l'ho vinto, però Game 1 l'ho vinto perché lui non ha portato Ranguru, non aveva ancora capito, no?
Qui Ritter erbeggia. Forse un po' ridondante, dato che è accanto a Mimikyu Taunt. Serve di Goggles, peraltro. Buono per noi. Che la Trick Room me l'ha messa. Lui non può far play rough in posizione play rough perché ragazzi, prima gli avevamo fatto 80, ma è che ne è morto. Ciao Zagas. E ciao Lucas. Lui non leva Oranguru. Secondo me ha fatto una giocata sbagliata. Che se faccio pull and puff ho vinto. Torco lo devi proteggere. Poi se non lo fa, non mi arrabbio, ci mancherebbe altro. Però io qui se faccio pugno su Torkoal, dice ma allora perché non farlo? Se mi fa Flash Cannon e leva Torkoal, però se mi rimane...
Che rischi che vi prendete, ragazzi. Ciao Cassi, grazie dell'11. Crepi il lupo, Cassi, amico mio. Cioè lì avrei dovuto fare, se fai quella giocata, di fare flash cannon. Perché devi andare in all-in. Devi dire, ok, per me non... Io qui, raga, tutto voluto, eh. Cioè, faccio due Hurricane meglio di un miss di idropompa e uno di meteora. Bella partita. Complicata. Palafin. Tira delle discrete stecche, eh. Secondo me ha pagato l'avvio passivo Oraguru Mimikyu. Finita presto, no? La Trick Room. Ma non è che è finita presto perché ha messo una Trick Room scadente. Ha messo una Trick Room che dura 5 turni come quella del match precedente. Però l'ha sfruttata poco. E quindi non è andata, secondo me... Era meglio il game plan con il Final Gambit. Paradossalmente. Che fatica. Ora gioco contro Felice. Contro il mio amico Mannucci, che non si chiama Felice, ma che io chiamo Felice perché persona meravigliosa, che ride sempre. Fantastico. Lo vorrei avere nello studio. Gli ho anche fatto una proposta per averlo nello studio, una proposta economica per averlo nello studio tutto il giorno, che ha declinato. GG Mannu. Allora, guardiamo che se gioca. Se gioca Meluca. Ok. Meluca. Ci sta, Vago. Dobbiamo aggiungere una pirina fredda. Vedo. Ciao Zlotom. O Ziotom. Che ti sei perso? Ma tutto e niente. Nel senso che abbiamo davanti ancora altre 2 ore e 3 quarti di live. Stiamo facendo best of 3 a lista aperta per allenarci verso Liverpool. Grazie mille, Titone, che regala a Franci un abbonamento e ci porta peraltro ad una action dal Live Train. Allora, dobbiamo un po' capire qui se vogliamo usare Palafin. Perché io potrei anche in realtà decidere di non usare Palafin.
No, Dippi, non si scula, amico mio. Non sono la persona adatta per sculare, amico mio. Meluchino, meluchino, meluchino. Drawing Calendem, lei è un tesoro. Lei è un fucking tesoro. 5 regalati. Grazie mille, zio. Brusco, Ale, Zepp, Defusto e Night Farivel si prendono un abbonamento. Punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord e GG. Concentriamoci. No, non è ancora partito Draw, ma non so perché. Grazie comunque. Meo Scarada. Bucks. Noi si intimida. Siamo dei bravi ragazzi. Meo Scarada si leva dalle pelotas. Entra il toro che ci aumenta l'attacco. La cosa è godevole. Ciao Bolly Jones, dottor Jones, Jones. Oh, il dottor Jones, dottor Jones, dottor Jones. Enough, no, enough, no. Grazie mille del secondo. Treno partito al binario. Salamence, stavo per dire Mega Salamence. Lui, Terra Water. Un po' passiva forse la Terra Water qua, eh. Mannuccione, potevi fare forse una scelta un po' più lungimirante. Anche perché hai Glaive Rush, Icicle Spear, Ice Shard e io ho due acciaio in campo. E sei a meno uno. Non sfrutti benissimo, secondo me. Ciao Beo! Ogni tanto mi fate il ciao Beo, così a casino. Allora, 5 hit, niente di male, al 50% di farne 5 quanto di farne 4, quindi è una percentuale assolutamente ragionevole. Quanto abbiamo voglia di buttare tutta una partita su un 70% di Hurricane? Ditemelo voi. Quanto abbiamo voglia di farlo? Io personalmente poca. Non ce n'è motivo. Rinuncio a un più uno. Un giocatore dagli occhi a mandorla lo farebbe, ma noi no. Allora, 70 di vincere è tanto, è vero, però siamo a turno 2 e sono messo bene. Non significa che non possa avere una percentuale superiore. Quindi portiamoci la curasi a 100 e a noi va bene. Ciao capo! Nessun problema se sei andato lungo con la lead. Riguardati perché ti ho fatto coaching. Quindi dopo guardati il VOD. Io mi permetto di dire qui ha sbagliato, qui ha cosato, eh. Riguardate, perché so che poi molti mi riscrivono in privato. Ah, grazie, Pardo. Oh, vaffanculo, Pardo. Io gioco così, va bene? Ecco, cioè, nel senso, dipende. Alcuni mi scrivono una cosa, altri mi scrivono un'altra. Io dico che lui protegge Meo Scaracchio. Il patatino paura di. Oh, sì, dai. Mala, mala, mala. Ciao Mala!
No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Grazie, Acciaio. Grazie del primo. Mi sento imbattibile. In una lunga serie. Grazie mille, Acciaio. Staxi, secondo mese. Ma quanti bei ritorni. Grazie, ragazzi. Mi dimostrate che dicembre non è stato un fuoco di paglia. Garganacle. Facciamo attenzione, ragazzi. Vince da solo, se non... Allora, lui ha già tergicristallizzato, vero? Sì. Ho Goldengo dietro. Buono. Riassumi questa partita. Tifone. 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 Termo, tifone. Tifone. L'ha appena regalato Drogen Calem, Knight of Arrival. Quindi entra nel gruppo. Fai punto esclamativo Discord, punto esclamativo Telegram. Tifone. Pam 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 parabarabam babam pam 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 pam. Pam 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 pam. Occhio a Garganacle. Se fa White Guard per far morire Pelipper. Questa è single target, fa male, raga. Buono. Buono, 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 buono. Allora, 1-0. Calma. De, bimbi, de. Io lo so che l'avete riscattato un attimino, perché de. Cioè, qui c'ho da fare le best of three. Allora. Allora. Forte sto rain, così a caso. Ma in realtà non è a caso, Spaddy, perché lo sai che devo bere, Allora, lui secondo me ha capito che Baxcalibur è non ottimale. E io ho capito che in realtà possiamo forse fare anche rain. Tauros, perché altro contro due Hurricane trasforma in un fenomeno Pelipper. Capito? Ciao Matte Fra, in bocca al lupo per Liverpool. Farò il mio prime regionale di febbraio fardo. Grazie mille. Dove? Chiaramente ho iniziato nei tweet a giocarci. Si può prenotare per una best of 3. Allora, oggi la lista d'attesa è già satolla, ma presumo che nei prossimi giorni rifarò, perché mi fa bene. E poi, anche se si fa 200-300 spect average in meno, perché perdiamo qualche casual che vuole solo vederci sclerare in battle spot sti cazzi, è un contenuto che anche per chi gioca contro me, chi guarda, è più, come dire, edulcorante, cioè aiuta veramente molto di più.
Casual che vuole vederti schierare in Battlespot. Eccomi qui, Mattitone, ma se dopo giochiamo contro, va cagare. Vabbè, ma mica i pochi spettatori. No, no, però se ne fa anche di più, capito, Fefe? A noi non abbiamo il pungolo degli spettatori, ragazzi. Felice, non tiltare! Cioè, noi qui, chiaro che dobbiamo fare la tera, no? Lui era messo maluccio, eh. Abbiamo vinto Manurok. È stato un game 3 molto fico. Stiamo attenti a Garga, mo. Carmelo Romeo, nono. Fra _ C, sesto. Grazie mille, raga. Figo questo format comunque. Bene, mi fa molto piacere. Grazie, ragazzi. Oh, domani riportiamo Kakarot, che io voglio finire. Mi sa che già domani riusciamo. Quindi domani vi annuncio già ore 14, Kakarot. Bravo qui, ci beta Garganacol, bravo. E dopodomani Zelda. Poi domani Kakarot alle 14... Ma alle 18 rifacciamo Battlespot. O meglio, mi sa che rifaccio Best Of. Vabbè, comunque so danni. No, non porto questa Liverpool, ragazzi. Dopo Liverpool che Major fai Bochum, provo, perché poi bisogna anche riuscire ad iscriversi, ecco. Poi vorrei provare a fare anche altri, Utrecht, insomma ne voglio fare il più possibile, ragazzi. Devo vincere un paio di problemini personali che ultimamente mi hanno attanagliato. E voglio provare a coronare il sogno di andare a Yokohama. Vabbè, questi sono tutti buoni danni su Garga. No, Kir, siamo tutti 0-0. Ciao, Barry! Sì, so già quale team porto e... Vediamo, il team... Lo adorerete. Però... È anche molto particolare.
Dovrebbe reggere, perché Pelipper ha tanta difesa, anche se dovesse fare 5 hit. Sì, basta che non ne critti uno. Ciao vaporone. Io qui sono andato di Iron Head, ho detto voglio danneggiarle e poi ho 30% di tentennamento. Poi per carità lo prendiamo. Qui manco ce n'è bisogno, ma se lui protegge. Poi entriamo con Tsuba Balafin e si spacca tutto, ragazzi. Sì, secondo me qui Bax Calibur non lo doveva proprio portare. Un po' inutile in questo matchup. Lui leva Gargamel e mette col Dengo, secondo me. Sì, Planned. Va bene. Tanto è sufficiente lo stesso, quindi. Lui non ha trick, vero? No. Buono. Buono, buono, buono. 3 su 3. Allora, next. Anzelone. Come vedo questo meta? A me piace molto, ragazzi. Anzelone. Ciao Just Mario. Grazie mille il terzo. Thank you. Thank you so much. Guardiamo che si gioca il nostro Anzelone. Un Rain Scissor. Good luck, Anzo. Aspetta, mettiamo un bel nessuno qui.
Questa ce la facciamo con le canzoncine. Peli per Sesh, Chilling Water, Flozel Town, Tie Spinner, Life Orb, Goldengo Specs, Ariama, Fake Out, Flame Orb, White Guard, Mousehold che tira le 10 pignole e Shizor, Sword Dance. Allora... Ciao Asuya, sì, è questo il team che porta al Liverpool. Asuya lo sa molto bene il team che porta al Liverpool. Allora, Asuya, senza dare indicazioni, dai un aggettivo al team che porta al Liverpool. Scrivilo in chat. Sì, Flozer fa dei danni fuori di testa. Per questo voglio un timidillo. Prima di subito. Titone, regalo un abbonamento a Asuya. Mi sembra corretto. Un team molto gradevole, non per l'avversario. Ciao Fairy Puff, non lo so. Ciao Sin Energy, buon pomeriggio, benvenuti a tutti.
Noi con King Gambit e Goldengo si gode contro Sorci e Shizu, raga. Certo, Traptus, ma le faccio già. Comunque su multiplayer siamo giovedì mattina alle 11, guarda. Bravissimo Anzu, bravissimo. Vorti ghiaccio su Goldengo. Bravissimo, bella rib. I love my students. Bravissimo. Ora la partita è complicata, eh? Bravissimo. Questa è la quarta, il mato. Noi col jet portiamo Flozel in range. Qui ci cala attacco con doccia fredda. È Frame Guard, quindi in realtà bravo Anzu, bravo bravo bravo. Sì, Claju. Io non penso che a meno 2 lui la regga. Ora, non ho visto, magari è terra erba. Sta venendo un dubbio atroce. Io perché non le leggo le liste, ragazzi? Qualcuno mi sa dire perché non leggo le liste? Madonna, manca Poshimor uguale. Sì, Fairy Puff, questo weekend. Però è senza idropompa e questa è una cosa che...
chiaramente pesa. Ciao Push, come nel 2013, bisogna counterarsi Rain. Ok. Non sarà altrettanto easy peasy la seconda partita. Perché non aveva altre mosse, Not Nikki. Non ha Hurricane, non ha idropompa. Sì, vado a fa pipì. Allora, Goldengo Mausold. Mi sono lavato le mani, state tranquilli. Goldengo Mausold, Goldengo e Specs. A Focus Blast. Se mi tira Focus Blast sul delfino, io... Frankis che in primo alla mia prostata un getto pari a Dio solo sa quanti joule. No, joule non c'entra nulla, joule è la forza, non c'entra, bar, va bene? Come frigo, frigo bar. E quindi voi capite che ci metto un secondo a pisciare perché faccio... Cioè ci potrei tagliare le lamiere, capito? Mi andavo a pisciare quando sono in live. Allora, mille atmosfere, esatto. Allora, noi qui lo costringiamo al suono qui, ma vabbè, meglio che non killi di crit. Allora, chi si prende Meteore Meditrina più 2? Cizor! Che è bello luccioso, ragazzi. E la regge perché c'è Frank Guard. Però i topini non possono dire lo stesso.
E intanto Capitan Gold recupera PS. Siuski. Galletaz, ma non domandate il team porto. Come faccio a dirvi porto? Cioè, no, non ve lo dirò mai il team porto a Liverpool, ragazzi. Mai! Never! Cioè... E pigiama porta lì. Ecco, giusto, che sei. Bravo Plasil, lei è un ottimo... un ottimo farmaco. Lui potrebbe fare wide guard o knock off, quindi... Io butto il Pelipper. Mamma mia! Mamma mia, Francesco Guardini, come gioca oggi Francesco Guardini! Allora, calma. Lui non ha profit. E beccati sta palla più uno, eh. Vado, sei pronto a segnarne 30 dopo? No. No. Scusate. Che terra sei? Non l'hai mica capito. Che terra still? Non l'hai mica finito. Che terra sei? Allora, noi si fa un tifone lì e un pallino lì. Siuski! Quindi si è arreso, secondo me, Anzo. Tifone spaziale mistico, ragazzi. Giusto, rimanere in tema. Buon! GG Anzel ero io. Allora. Next. Il quinto. Ciao Team Sepulcra, vanno su Victory Road, amico mio. Allora, mettiamo il codigo. Ah, ho sbagliato. Allora, Mark Rostaff. Contro il quale dobbiamo ovviamente stare comunque ben attenti, eh? Ah.
La prima me la gioco così. Allora, comincio a essere stanco. La quinta best of 3. Ne dovrò fare il doppio a Liverpool, quindi. Mi va bene. Anche se ora fa fulmine, faccio per dire, mi va bene. Allora, se fa fulmine mi ammazza, mi va bene. Dio buono. Era più bellino il contrario. Vabbè, vediamo, dai, si è fatto fulmine. Oh. Ciao, bello, grazie mille del 15. Io qui devo coprire questa giocata, chiaramente, perché non posso rischiare. Alla ombra, farà male, su pelle. Farà male su pelle. Non ha nessuno che entra sull'Hurricane lì. Ciao Surz, carissimo. Buono questo, perché lui è uno dei rognosi. Quindi pizzicarlo per noi è buono. Giù Pelipper, ma va bene. Allora, Terra, Water, Azumarill, quello del nostro avversario. Spingerei di Palafin. Ecco, ora il fatto di attaccare prima ci torna comodo. Turno prima no.
Vediamo se ha Garchomp. Allora, lui ha Amongus. Secondo me la perdiamo. E voi direte, ma come? Secondo me la perdiamo. Io dovevo mettere Tailwind. Infatti il turno prima avevo un'occasione d'oro per mettere Tailwind e avrei vinto. Ah, lui Terra Water, non l'avevo mica vista. Ma perché non le leggo le liste io? Ah, vabbè. Ciao Chris, grazie del secondo. Qui è gioco partita incontro. Il turno prima, avete visto, ho temporeggiato. Mi sono fatto ingolosire dalla doppia Protect, sbagliando tutto, ragazzi. Sbagliando tutto. Lui ora Rage Powder, Sword Dance. Cosa rischia? Niente. Rage Powder... No, no, è finita. Ho sbagliato a non mettere Tailwind prima. Queste sono tutte esperienze che si fanno col team, nel senso. Sai che se non metti... Sai che se non metti Tailwind perdi. Ecco, qui per esempio secondo me è sbagliato. Doveva fare Spora. Sarebbe stato un commitment per me assolutamente. Cioè, terremoto qui... Meglio fare Sword Dance, perché così se entro di Mance poi dopo con l'Intimate vince matematico. Invece così se avessi fatto Genofendente a destra l'avrei potuta dopo forse vincere. Ora comunque è chiusa, perché io non sono andato di Genofendente lì. Però vabbè, nel senso, è comunque una partita chiusissima a doppia mandata. Devo mettere Tailwind. Ho fatto la partita perfetta, non ho messo Tailwind e ho perso da Garchomp nel late game. Ma ve l'avevo detto prima che entrasse Garchomp. Secondo me si perde se entra Garchomp. E poi non ho visto Terra Water, che chiaramente mi cambia un po', e non poco, la sostanza delle cose. Sì, era ottimale Spora. Però vabbè, nel senso, siamo a trattare il pelo nell'uovo. Ah sì, giusto, lasciamo nessuna. Allora, una best of three da ribaltare. Una best of three da ribaltare. Lui prima aveva fatto Among Us Goldengo. Terra Water Among Us per noi non è fantastico. Diciamo a Cussi.
Guarda, ma di solito ogni tanto ci sta il 2x1 sul level up. Una volta ogni due mesi. Per quello, ragazzi, che ultimamente, recentemente, c'è stato due volte nel giro di 15 giorni, perché c'è stato a dicembre e poi c'è stato a inizio gennaio. Vi devi approfittatene. Duri! Ora c'è un ottimo meno 15%, ma non un meno. 1000, ecco. Ciao Vic. Grazie mille, benvenuto. Asui, avevo level up da 3 mesi e sono diventato più alto di 2 centimetri. Più alto? Vabbè. Era meglio altri effetti collaterali, ma... Ciao Alzheimering. Oh, Lorsi! I'm playing against my friends. My followers. In order to test the open team sheets. Droppino? Speriamo di no, perché... Perché poi sennò fa male. Infatti, vaffanculo. Vaffanculo, cazzo! Non bene questa cosa, amici. Non bene. Perché ora di full play mi fa malissimo. E mi ha fatto l'extra damage di crit. Dai, che cazzo! Cioè, ora lui ha una giocata in più, che è Shadow Ball full play su di me. Questo è un drop terrificante, ragazzi. Voglio piangere. È la quinta, il mato. Però rischia la Saker, non Nikki.
Bel match, bel match. Tutta un'altra roba, Best of 3, raga. Ciao Dimaz, grazie al 23. Ho preso il non rage powder. Ho preso il non rage powder e ho preso anche la spora. Poi chiaro, qui non si fa una sega. Allora, io ho un turno di tailwind in più. O due. Uno. Lui però ha sguardato. Ciao Dimaz. Andiamo a vedere la lista se ha Protect lui su Among Us. Sì, l'ha fatta anche prima. Spora probabilmente, ma potrebbe anche fare doppia protect in realtà. Buonissimo. A 1 si va game 3. Bella partita. Bella best of 3 in generale. Molto bravo lui nella prima. Molto bene noi nella seconda. Suo chomp è terra. Giusto? Pam 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 pam. Mario. Non lo so, ma una vocina mi dice che lui fa tipo Among Us Garchomp subito. Perché è la situazione che lui vuole ricreare nel late game. Vediamo se ci prendo. No, Goldengo, però comunque Garchomp lì l'ha messo.
Lui o fa Mary Train e butta Among Us, o fa Terremoto. Io fossi in lui farei Mary Train e butterei Among Us. Vediamo se la prendo. All in tutto. No. Però si rischia spora così. Si rischia spora così, Per acciaio, vabbè. Paura di Among Us. Sono molto curioso di vedere cosa ha fatto Garchomp. Terremoto non lo può fare. Noi genofendente l'abbiamo fatto di là, E l'abbiamo baitata. Quindi, bene. Buon turno 1 il nostro. Ciao Coin Wayne. Agarcio un pecciondolo. Raga, io ho un problema con le liste. Perché ho detto, qui ho buttato via la partita. Grazie al sesto coin. Ho buttato via la partita, perché questa è meno uno specs single target. Ho buttato via la partita. Ho un problema con le liste. Grazie Coin per il sesto. Comincio a essere stanchino. Io ho buttato proprio via la partita. Perché io qui cosa ho pensato? Entro di mensa, anche se mi prendo 70, metto la Tailwind e poi lo apro, perché reggo Dragartigli. Comincio a fare confusione fra, essendo che sto giocando con voi tutti ravvicinati, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, al torneo quantomeno 20 minuti fra un avversario e l'altro ce l'hai. Ho letteralmente confuso. Qui la partita è finita. Lui uno scellerato. Perché se avessi fatto white guard, più fossi rimasto. No raga, credetemi, non è una scusa. Peccato, perché era una bellissima best of 3 e l'ho rovinata. Però non è facile proprio così a giocare a getto continuo. Boom, finita, boom, avanti in alto, boom, boom, boom. Cioè, quando tu 20 minuti fa stavi giocando addirittura un'altra best of 3 e un'ora fa stavi giocando due best of 3 prima, le informazioni si mischiano, raga, il cervello è quello là, anche se ce l'hai scritta, anche perché sono veramente tante. E quindi niente. No, ma ho già fatto un torneo real in liste aperte e il problema non sussiste. Qui in live è un'altra roba, cioè credetemi, cioè vi vorrei far stare di qua. Quindi vabbè. Comunque, GG, niente da togliere al nostro avversario se non questa mossa scellerata, ma che magari sarà stato un overpredict. Amen. Gameplay sbrigativo perché mi sono completamente pass dimenticato il Clear Amulet. Senza niente toglierti, però ovviamente non butto Salamence così. Sempre non per intimidire, ecco. Quindi, perché dovrei dire una bugia? Anche perché per l'appunto era l'unico motivo per il quale un Salamence lì mi entra, quindi... Vabbè, amen. Abbiamo perso. Roberto. Alejandro. Roberto. Peccato perché era venuta una bella, bella, bella best of 3. Avevo fatto un turno 1 della Madonna. Comunque lì se posso darti un consiglio, Pasque, al di là della mia misplay dettata
dalla frenesia della live. Cioè, Mickey 3 contro un White Guard. Cioè, io lì ho King Gambit, che è debole a terremoto. Ed ho... ed ho un avversario che so che è alloccato su mossa Terra, ok? Che tu mi rimanga, mi faccia Mickey Train, cioè c'erano per me due motivi per fare White Guard, ecco perché non l'ho fatta. Poi magari te puoi averlo letto, bravo. Però comunque rimane il fatto che c'erano due motivi perché io facessi White Guard. E se io lì faccio White Guard dentro Mens, mi healy di dragartigli, ok? Però poi io sono messo meglio, perché ho Mens pieno. Però, nel senso, amen. Ormai Peppo, le liste sono peggio dei concorsi pubblici. Abbiamo veramente tanta richiesta. Già, abbiamo finito. Allora, fatemi vedere Roberto che ci gioca. Alejandro. Ok, vedo Torkoal. Scarf King Gambit, Arma Rouge, Armor Cannon, Expanding, Wild Fire, Strike Room, Terra, Grass. Ah no, Team Sepulcra, ma anche perché quando faccio le cazzate le dico. Vedasi, Team... Non mi ricordo se è il video di oggi. O... Dove ho detto, ah, qui reggiamo. Con... avevo appena fatto Glaive Rush. Ho fatto, ah no, ma che coglione. Cioè, non reggiamo no, ho fatto Glaive Rush, coglione. Cioè, me le dico da solo, non è... Però lì veramente non... Non è facile, non è facile mantenere un format del genere rimanendo sul pezzo. Per quanto ottimo, perché mi ci vuole. Perché devo categoricamente trainare. Allora, io qui devo fare Zuba, Palafin, Among Us, Pericoso. Cioè, non è che c'ho molto margine di manovra, Ho un po' paura di Indidi Armolush. E porterò King Gambit. Era con Bucks oggi. Esatto. Allora, sesta best of three. Peraltro si sta anche facendo veloce, perché insomma è la sesta best of three dopo 2 ore e mezzo. Quindi a testimoniarvi quel che... che ve dico. Ok, lui ha Trick Room. Ciao Kaizu. E lui ha Trick Room. Andiamo a morire King Gambit. Ah, ottimo. Non lo mandiamo neanche a morire, guarda. Grazie del quinto, Kinzoku! Sì, è uno stress test, infatti. Sì, è quello che aziendalmente si chiama... Ma ottimo. Ciao, Frabosco. Grazie del 7. Allora, ora concentriamoci. Amala! Grande ragazzi, come state? Come state? Congratulazioni al Napoli comunque, per la vittoria finale, devo dire. Amala. Vabbè, quest'anno non è guffare, è meritato per davvero. E congratulazioni anche all'Inter per alzare, insomma, il primo trofeo stagionale. Dopodomani a Riyadh.
No, ma non è gufare, raga. Allora, dai, ora va bene tutto, va bene tutto. L'Inter l'anno scorso la gufava, ma più 9, cioè più 9 è finita, raga. Cioè più 9 è veramente finita. Diciamo le cose come sta, è stagno. Dillo senza piangere. Ma io guarda, sto mica piangendo. Non sono mica... Non sono mica geloso. Ci sta l'alternanza giusta, è giusta, è giusta. 10 anni di Juve, ci hanno rotto il cazzo. Sì, gioco... No, ora gioco fra scapoli ammogliati, ma ormai gioco in... Ormai gioco in amatori, purtroppo. Però, nel senso... Non si può fare altrimenti per i ritmi di questo meraviglioso lavoro. One to wake up, nel mente, per NDD. Ale. Che sostanzialmente serve solo a vedere l'animazione di Follow Me, a quanto pare. Bene, 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 bene. Devasto energia. Io non penso che Pelli per me la regga, se lui è Life Orb, ma... Voi sapete che io non leggo le liste. Perché mi piace di più chiacchierare con Amala. E infatti lui è Life Orb. Va bene, però ha perso Redirector, quindi Sti Gates. Potrebbe buttare a Torkoal. E io mi sono appena reso conto di aver buttato via sostanzialmente la nostra win condition. Perché ora lui entra di... Marco! Le stavo chiacchierando. Qui noi dovevamo in tutti i modi preservare Pelipper. Bene, 1-0 per il nostro avversario. No, non è. Non è possibile, non è possibile. Purtroppo. Però, vabbè. Questa proprio gliel'ho regalata perché mi sono messo a chiacchierare. Sono un grande. È vero o no? Sono o non sono un grande? Cioè io vi bastava togliessi Pelipper. Dio per bene. Ecco, mi incazzo però quando faccio. Però è colpa di Amala, vedi? Fanculo interisti. No, scherzo. E qui proprio come partire la best of 3 con game loss. Bene, partita ottima, perfetta, dominata. Buon turno 1, buon turno 2. Il triplete di Torkoal, ragazzi. Vabbè, ben mi sta. Ben misto. Allora, ciao Ricca, è interrotta perché Gioele ed io non abbiamo più modo di trovarci in maniera continuativa dati gli orari lavorativi suoi e miei. Allora, ora mi concentro. Ragazzi, non è il team per Liverpool, ma vi pare che io porto live il team che vado a giocare a un torneo major? Dai, su. Ok, le liste aperte, però... Mi sembra un po' eccessiva. Che palle. Da 1-0 a 0-1. Come l'Inter a Riyadh, proprio. Segnerà il Milan, poi vince subito. 2-1 Inter. Guarda. Cioè, non è neanche un bel matchup, quindi ero anche, come dire, boh, cazzo, very good. Ciao Percy! Grazie mille del quarto.
Cioè, se lui mi fa Arma Rouge a Nilek, noi siamo fottuti. Cazzo. Ok. Buona level up top tier. Mi fa piacere vigilante. Che hai preso? Lo so, raga, dobbiamo pompare King Gambit. Questa era l'ultima delle lead che mi aspettavo. No, però, No. Ragazzi, però no, Roborbio, ti voglio bene, ma non mi fare queste cose, Roborbio. Roborbio, io lo sai, ti stimo tanto. Ma scimmia me ne frega nulla, ragazzi. C'hanno tutte e due Defiant. Però è scart, capito? Temevo Final Gambit, raga. Ma poi locarsi su Frana qua... non bene, secondo me. Perché abbiamo Wildguard. La nuke è buona, te l'avevo detto, Vigi. Vigi. Va bene. Si gode. Grazie. Io faccio sti crit. Ciao Dral Bonny. Bene, bene, molto bene, molto bene. Sono molto contento. Raptus. Beh, Chef Ike, tutto come deve essere, no? Chi counta perfettamente nei... nobody. Beh, qui devo dire un'ottima trade per noi. 20 PS a 100. Lui tenta la Trick Room. Andiamo a leggere perché magari è Terra Fairy. Ok, si va a game 3.
Allora. Sempre forza, sempre, sempre. Ma che col sveglio, ma che. Figuriamoci. No, no, niente best of three. Ho sbagliato. Perché ho buttato Pelipper? Volevo buttare Salamence. Ora se mi rifà fuori Pelipper io riperdo, come prima. Qui ho proprio cliccato il pomo. Ciao Eli Roma! Grazie il 26. Cioè, tant'è che ho terra cristallizzata Mongoose perché ho dato per possibile giocata che lui faccia expanding. E quindi si butto Pelipper. È vero, ho King Gambit in campo, però... ha fatto Trick Room. Meno male. Ciao Alberto! Allora, domani apriamo le iscrizioni per la PTC3. Intanto per potersi candidare al draft, poi partirà i primi di febbraio e preparatevi perché insomma stiamo preparando un prodotto di qualità. Lui non toglie, rimane così. Ciao Deathred, la PTC3 è un torneo a squadre da noi organizzato al quale quest'anno parteciperanno anche tanti players veramente di livello mondiale proprio. Chissà Super Rose, chissà. One to wake up per il nostro Indidi. Se no avevamo ammazzato Armarouge, ma chi se ne frega, no? Che cazzo, veramente. È morta Armarouge, ragazzi.
noi eravamo contenti. Io molto. Io la vedo. Guarda, perché non fendente su Indie e spora su Armaluce? Perché è erba, Minato. Minato, tu sei un fulmine a Konoha, ma non imbatte. Erba, non prende spora. Glielo vedete? Sto cercando di non fargli la kill. Televisione, perché non gli voglio fare la kill, sennò entra Torkoal. Ottimo. Ottimo. Ci farà fuori probabilmente Among Us con cannonata, ma noi va bene. Ciao Blacklist, grazie del Prime. Grazie mille, benvenuto. O benvenuta, who knows. E sta sotto sole. Fa direi male Life Orb. Però lui ha meno 3 ora. E è senza Protect. Quindi noi in quella slot possiamo picchiare duro. Io, lui è un'arma rouge da Tricrum. Io penso che il nostro Felipe tiri questo Arche in prima, eh. Buono. Meno 70. Ciao arma rouge. Doppia kill. E Torkoal deve dormire, che è la versione 2.0 di quel Torkoal doveva morire. Sensazioni per Liverpool. L'esperienza mi dice che le sensazioni non contano, Steve. Conta purtroppo quel che ti trovi seduto davanti, spesso e volentieri. Quindi vediamo. Vediamo. Io, verissimilmente parlando, sono più veloce.
di King Gambit, del suo King Gambit. Buono. Come vedete non c'era bisogno del crit di Game 1. Bene ragazzi, abbiamo ribaltato la Best of 3. Sono contento che ho dato prova a me stesso di resilienza mentale, perché avevo buttato via Game 1 e potevo scompormi. Ciao Gecko, grazie del quinto. Zelda fa battere il cuore oltre a Pokémon. Beh, dovete ammettere che ultimamente come triade non vi sto trattando male, nel senso che Pokémon, con un competitivo tutto nuovo che ci sta dando tanto gusto, Zelda, ed anche mettiamoci dentro il calderone il DLC di Dragon Ball Z Kakarot, a me ha fatto godere. Mi dispiace che venerdì non l'avete seguito in tantissimissimissimi, forse era un orario un po' bastard, però. Allora, Tito Borsa, comincio a sentire la fatica. Quella che stiamo per fare è la settima Best of 3. Fino alle 18, caro bollito. Garpez, sedicesimo, e Hype Train. Allora, settima Best of 3. Per preparare la mente, più che altro. E ce n'è bisogno. Il buon Tito ci gioca il team che abbiamo portato in free battle spot su YouTube. Perché ci porta Mark Azumarill, la V e Dragon Life Orb, Goldengo, Rotomit e Chomp, Bakahaban, Terra Fire. Ovviamente un Chomp meta. Allora, vedendo il team, io qui chiaramente dovrei sfruttare il delfino nel late game. Lui non è Clear Amulet. Lui non è Clear Amulet. Ok? Ok. Scusate. Allora, Claudia è il nostro Tito Borsa. Oh raga, questo Hype Train non voglio proprio nemmeno sentirlo veder morire così. Sentirlo vedere. Che figura meravigliosa. Buono. Lui tiene il fuoco fatuo. Tito sta per Claudia, sì, sì, è proprio il diminutivo. Che mi fa fulmine, mi sei capelli per... Va bene, nel senso, tanto pelli per lo dobbiamo davvero portare per mettere 8 turni di rain. Quindi, sti cazzi.
Qui lui potrebbe fare Terra, Rotom e reggere. No, e allora secchiamolo. Levo Mens perché devo intimidire quel Garchomp, ragazzi. E se io invece... Che cazzo di danno è? Se io invece gli faccio Hurricane, tiro giù un Markrow, entra Garchomp, poi... Non bene. Hai Dragon. Chi si prende questa pigna? Garchomp. Va bene. Per noi va bene. Guardate che bel danno. Non so se rendo. L'ho detto che andava bene. Sì, ragazzi, 160 di stat base in attacco, priority da 60, stab aumentato del 50% su terrain. Insomma. Ero diventato erba per non prendere terremoto. Ecco, questa, se la vinceremo, la vinceremo perché quel turno con Arche non ho fatto la kill su Markrow. Sarebbero entrati Garchomp e Dragon sotto Tailwind e, ragazzi, avrebbero fatto un parcheggio nella mia parte del campo. Ci avrebbero veramente costruito un S lunga, un multisala. Avrebbero arato tutto da soli. Lui rimette vento in coda, però il nostro Mens... Oh cazzo, non è max speed. Stavo finendo la frase. Il nostro Mens, però, supera i Dragon perché è base 100. Vedete il problema del giocare tanti team diversi? Perché nel team che abbiamo buildato noi è max speed. Ah. Ora, mal di nulla, lui muore di orb, però... Se no facevo Sacra. Facevo Sacra a sinistra. Arche. Sbigo su Dragon è la soluzione sempre ottimale. No, non è vero, perché se faccio Sbigo su Dragon lui butta Garchomp, nel mentre rimette Tailwind, io faccio Hurricane, ammazzo Markrow, lui ha pareggiato la Tailwind, poi rientra quei draghi, può fare Protect, Protect, mi scade la Tailwind a me e poi mi vince. Signor Maurone...
Io fin quando c'è la rain, terra, scoppio, fire, non ho problemi. Anche se sono erba. Il danno è quello. Allora, 1-0. Sì, ma cambia to. Perché King Hammett era erba per terremoto? Noi però dobbiamo cambiare qualcosa. Perché quel Rotomit, se lui l'avesse giocato un po' meglio, sarebbe potuto essere per noi devastante. Diciamo le cose come stanno. Dici, ma hai vinto di King Gambit? Lei King Gambit? Sì. Sì. La vedi, ora fa Goldengo. Maurone, sei contento che la Francini co-condurrà Sanremo, Maurone? Maurone, è il primo anno che Maurone guarderà Sanremo. Allora. Certo, certo, Clashman, ci mancherebbe. Urone è una persona che sa andare oltre l'aspetto fisico, quindi... Io mi chiedo scusa, ragazzi, soprattutto al pubblico femminile. No, Maurone, nel senso, gli voglio troppo bene da poter... Vampata sul fungo e si gol. Vampata, chi ce l'ha vampata sul fungo? Ah, lui dite, lui vampata su Palafin. Meraviglioso, perdo la testa. Beh, indubbiamente interessante, sarebbe interessante la vampata sul fungo. Allora, Maurone, dai, su. Ora va bene un pochino, ok, però cioè, dai, Maurone, datti in contegno, su. Pazzo! Vabbè, Tito che è pazzo lo sappiamo, eh. Io ci ho stirato Meteora a turno prima lì, eh. Bella roba! Bella roba! Bella roba! Bella roba. Bella roba. Bella roba. Allora.
Io per quello non ho mandato il Palafin lì, ragazzi. Sarebbe stato delizioso. Perché se lui ci fa foul play, ci distrugge. E qui Among Us, raga, direi che ha fatto un buon lavoro, eh. Lui deve dormire, quindi noi mettiamo la nostra adorata Tailwind. Lui non ha più la Tailwind e quindi, ragazzi, con il vostro permesso, io direi... cominciamo. Killiamo Marco, che sennò rimette Tailwind facendo un 1-2 wake up. Tifoncello. Hi Dragon. Raga, anche se la regge, guardate il danno. Cioè, non so se avete visto, ragazzi. Il delfino ci saluta, però ha seminato il terrore. Giusto. Fornettere elettro, sì. Ora arriverà la terelettro. Ciao tizio, ma direi molto bene. Questa è la settima best of 3. È game 2. Se si vince questo game siamo 6-1. Cioè non abbiamo vinto 6 su 7. Quindi ecco, questo è un miss che io non volevo, perché iDragon sarebbe morto. Porca troia. Questo è un miss che ci inguaia. Ecco. Questo è un miss che del quale facevo volentieri ad meno.
Ciao Cassi. Grazie. Grazie Cassi. E buonasera a Garù, ben arrivato. No, no, gelatiere. No es. Buono. GG. Sempre un piacere giocare col titone nazionale. Andiamo con l'ottava. El Mato. Che faremo con Fato? Fato? El Fato? No, no, è il Mato lui. Lotta Inzlink. Nove, 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 uno, sei, zero, otto, uno. L'ultima best of di oggi. Ciao Morlacco. Parto venerdì mattina. Buona partita, Elmato, buona partita. Allora. C'è un dondozzo, vedo un dondozzo. Vedo un dondozzo. Vedo un dondozzo. Taunt Brave Bear, Tailwind, Willow Wisp, brutto. Sylveon, Terra Fire. Life Orb, Meoscarada, Specs, Glimmora e Dondozo, Terra Flying, Terra Blast, Terremoto, Protector the Rap con Sesh Tatsujiri. Allora, cari bastardi. Vado a fa pipì, però lì dosi. Allora, lui ha fatto Talonflame Glimmora, che per noi non è male. Ping non è così facile, eh.
Me l'ha detto Pig. Grazie comunque per la stima. Va bene. Muore Bubbleman, ma a noi va bene. Perché lui è locato su una mossa a noi favorevole. No, ma come non muore? Brutto questo. Brutto. No, questo non va bene. Questo non va per niente bene. Secondo me lui mi fa taunt, però... No, buono. Buono perché non si prende molto, perché se lui ha retto vuol dire che ha bulky. Qui la sua giocata migliore era taunt. Non ha fatto Dondoso Tatsujiri, ha fatto Talonflame, Glimmora. Più vediamo. Probabilmente a questo punto Meo Scarada. Terra Water. No, Terra Fire. Perché? Per morire anche di... Questo è il mato, è una terra buttata. Una terra proprio buttata. Considerando anche il danno che hai preso di Hurricane, sai, se tu terra cristallizzassi in un qualcosa che ti fa reggere Hurricane, allora ti direi ok. Ora, siccome lui potrebbe avere Meo Scarada Orb, io mi voglio refullare il più che posso Mens. Ma se no Knock Off potrebbe essermi fatale. Sentite che cosa arriva, raga. Lui non ha Sacher. Sì, c'ha Sacher. Brutto, qui va di knock off.
Se vuoi andare su Among Us, fai più danno. Keris, questo è Yu-Gi-Oh! E Master Duel. Ok, 1-0. Sì, è la sound dei monarchi. È vero. Madonna, che incubi. Infatti la leva. Allora, 1-0. Però non è così facile. No, no, questi nomi li ha dati... no, Ciccio. Sì, sono molto Ciccio. No, li ha dati Giulio Azzarelli. Prato, Giulio Azzarelli, finalista mondiale, che perse contro Wolf nel 2016. Questa è l'ottava best of three. In 3 ore e mezzo. Direi che stiamo spingendo. No, Nerozmone, faccio questo e poi chiudo. Io sono molto stanco. Considerate che un'ora di live in Best of 3, a maggior ragione a lista aperta, è un'ora e mezzo di live. Talonflame Glimmora. Secondo me lui non fa power gem su Menz. Secondo me fa tipo air power su Menz. No, serie, Azzarelli è arrivato. Ah sì, hai ragione. L'overpred! Lui ha detto, ah, ora mi diventa steel, io faccio earth power. No. Bella vista, turno 1 si gode. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Glielo dico, Bubi. È un po' che non lo sento, però... Bubi, scrivimi su Telegram, mi farebbe molto piacere. Per cercare di... Vorrei ricostruire un po' quelli che sono stati i momenti del Poco Web italiano ai tempi dei forum, eccetera. Ogni voce storica mi può aiutare. Questo è un crit? No. Signori, ma l'avete fatto punto esclamativo giveaway? Punto esclamativo giveaway! Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Secondo me non l'avete ancora fatto.
Don Dozzolo. Non abbassiamo la tensione. Bad, ma non ce la fai a farlo. Troppo complicato. Ciao Andrea, come funziona Giveaway? Tu fai punto esclamativo Giveaway in chat, ti arriva tramite messaggio privato un link. Lo apri, non c'è nessun virus né niente, semplicemente perché sulla pagina di Instant Gaming devi segnalare tu quale prodotto di Instant Gaming fra quelli eleggibili ti vuoi portare a casa in caso di Giveaway vinto. Quindi un gioco, una gift card, basta. Di niente, Andrea. Quindi di norma è chiaro, è difficile vincere perché siete in tanti, ragazzi. Però è come se poi aveste a disposizione un gratta e vinci del tutto gratuito ogni mese. Perché non giocarlo? Polvorabbia, vento in coda, Palafin, intanto mi ammazza di Terablast. AIDS, Hurricane, GG. Ciao Andrea. Ma sì, c'è 15 giorni al cambio, intanto uno... mica lo deve fare per presentare poi una presentazione PDF ai superiori, no? Lo fa per allenarsi e migliorare, quindi... abbiamo giocato bene l'ultimo late game contro Don Dozzo. Sono contento. No, 7-1 Steep. Se vinciamo questo. Ma insomma dovrebbe essere... andata.
Sì, Simon, certo che è normale. Raga, lo volete vedere il danno di una wave crash a uno che resiste 4 per, perché è drago acqua. Ora, non eccella in difesa Tatsujiri, va bene, ma... Cioè, 70, 70. 120 per 1,5, per 1,5, considerando i 160. Buono. Bomba! Supereroe sveste i panni. Non è molto molto efficace, no, Jump? Buono, ragazzi. Concludo 20 minuti prima, ma non posso andare oltre le 6, che poi appunto ho un impegno e rischio che se faccio un'altra best of 3 magari si va a game 3 e quindi non riesco. Poi insomma ne abbiamo fatte ben 8 in 3 ore e mezzo, perché vi ricordo siamo live dalle 2. Io stasera non streamo perché insomma sono a giocare a basket. Ci vediamo noi, grazie innanzitutto a tutti quelli che hanno giocato insomma oggi, che hanno partecipato, che hanno concorso ad aiutarmi a che hanno concorso ad allenarmi. Noi ci vediamo domani alle ore 14 che facciamo Kakarot, e poi alle 18 che replicherei questo format. Che ne dite? Dopodomani 14 Zelda, 18 questo format. Così avete anche il quadro, va bene? Fiu! Beh ragazzi, giornatina intensa e non è ancora finita. Un bacione. Ciao a tutti ragazzi. Ci vediamo domani. Harry Maguire!